Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare un nuovo appuntamento con la rubrica Cinebook. Questa volta torniamo a parlare di Walt Disney, dei classici Disney, perché ci occupiamo dell'adattamento della Spada nella Roccia, classico d'animazione del 63, che è tratto da una pentalogia da cui appunto deriva La Spada nella Roccia, scritto, ripeto, da White, T.H. White, e come sempre non sono da solo, ma qui con me c'è Guido Affini Ciao Giulio, eccoci. Occhi e Guido De Caro. più occhi. Ricordo come sempre che il programma è realizzato in collaborazione con la libreria Il Delfino di Pavia e l'associazione culturale Incipit. Allora, ci siamo divertiti un sacco, diciamoci la verità, con Mary Poppins, e siamo voluti ritornare a parlare di Walt Disney e di quello che lui ha trasformato, perché come abbiamo detto con Mary Poppins, che c'è stata una sorta di trasformazione nell'adattamento qua, anche di più, ecco, o no, Guido De Caro? Allora, bisogna fare un bel distinguo perché comunque Mary Poppins, il romanzo, è un romanzo assolutamente godibilissimo anche adesso, mentre Mentre, la saga di sottolineiamo. Merlino di White è un po' meno godibile, È è un vero. romanzo piuttosto pesante, ecco, Degli gli anni anni 30, il 30. primo degli anni 30, fine anni 30. È una cosa particolare perché White nella cultura anglosassone è un punto di riferimento, un po' come per noi pavesi può essere Mino Milani nel tramandare i romanzi di Re Artù e altro, cioè è uno dei narratori del ciclo arturiano che è. Vai, Guido, vai. Lui riprende tutto il ciclo arturiano e lo trasforma, diciamo, in un romanzo fantasy, da cui poi chiunque si confronti, nel Novecento dopo di lui con la saga arturiana non può prescindere, da cui non può prescindere. Questo è un fatto, questo è sicuramente un fatto. Da lì a dire che sia un capolavoro, ecco, questo È un starei attentato qua, fatto, ecco. nel senso Che non lo è. che tieni presente che White è questo autore inglese che nasce a Bombay all'inizio del secolo, nel 1906, cioè nasce nelle colonie. Noi dobbiamo sempre ricordarci che alla fine dell'Ottocento e del Novecento essere inglesi non voleva dire essere nati nel territorio inglese, ma può essere anche in una colonia. Come l'abbiamo letto con Kipling, con Orwell, quando abbiamo parlato del 1984, che poi c'è questo ritorno nella terra brumosa, perché lui poi si laurea a Cambridge ed è uno scrittore, è un cittadino inglese della corona, sente questo e si percepisce quest'idea di celebrare la sudditanza del re d'Inghilterra è quello voluto non solo da Dio, ma è ancora di più, perché c'è dentro un politeismo e È un. un'investitura celeste a tutti gli effetti, Sì, quella di sì. Artù. Questo sì. E anche nel cartone di Walt Disney, anche lì c'è questo elemento proprio di benedizione celeste, proprio nell'ultima scena che. Cioè, diciamo, adesso non raccontiamo la trama della Spada della Roccia perché è un Perché è classico conosciuta. ed è straconosciuta ed è comunque un riferimento, ma l'ultima scena, anzi la penultima scena, è proprio quella di Semola che va a recuperare la spada per Caio, che la va. Scusa, scusa, scusa. Di. Semola che va a recuperare la spada per Caio, non sa dove prendere la spada e la va a prendere Nella roccia. nella roccia, Tra l'altro, ecco. credo Con che questa Semola non ci luce. sia nel romanzo. Allora, si chiama Vart, che è un accrescitivo di Art. Art detto Vart, col V doppio. E anche mentre Caius è Kay, quindi è già più vicino. Ecco. Sì. E E come si chiama? Ettore. Ser Ettore è Ser Ettore. Ser Ettore. Teniamo presente che White è questo scrittore del primo Novecento inglese, dove fondamentalmente è uno scrittore di romanzi storici, magici, dove la cavalleria
è quella un po' pasticciata, che era anche, come dire, Naivano, dici? È ma Ivano più fedele, però no, forse. Ivano lasciamolo stare, Ok. che si va con un grande scrittore, si va su Walter Scott, siamo nell'Ottocento, Sì. siamo in Romanticismo, cioè su È quello più. arriveremo e ne potremo parlare, però Guido, che ha studiato questa materia, è stratificata, per cui noi abbiamo una proiezione del periodo in cui è collocato Artù, che in realtà è le armi che utilizza, il tipo di armatura, il tipo di società nel quale l'ha inserita, è leggermente successivo rispetto al periodo nel quale Artù potrebbe essere esistito, Che è cioè. un quinto-sesto secolo. Esatto, no? Per cui il concetto della cavalleria e tutto quanto era altro, ecco, è molto più fedele, ad esempio, quello che ha realizzato a partire dal romanzo di oh mamma, quello scuro Mallory. di Excalibur, l'ultima legione dello scrittore italiano Manfredi. Manfredi, esatto. Manfredi, dove analizza la permanenza dell'impero romano nel territorio inglese e vede che Excalibur è fondamentalmente la spada dell'ultimo legionario che si trova a fronteggiare un territorio che, essendo di frontiera, si trova poi con tutta una serie di popolazioni che lo vanno ad arricchire, invadere, a costituire. E l'idea del sovrano Artù è un po' un'idea di unificazione, di. Sì, l'idea del sovrano nasce, cioè la prima codificazione della leggenda arturiana è del XII secolo con Geoffrey of Monmouth, Historia Regum Britanniae. Prima ci sono notizie, altre fonti, però diciamo la prima codificazione della leggenda del XII E secolo. non c'è la spada E rotta. non c'è la spada. Un altro, diciamo, imbuto. Ecco, è costituito dai romanzi di Chrétien de Troyes che introducono la figura di Lancillotto e del Santo Graal, che sono Post, successivi, ok. Del tredicesimo, quattordicesimo, esatto. ok. E poi c'è il romanzo di Thomas Malory del XV secolo che codifica, diciamo, in maniera, non vorrei dire definitiva, insomma, ma la più articolata possibile. Nella morte di Artù codifica tutta la leggenda arturiana. Ecco, questi sono. Poi arriva nel Novecento il romanzo di White. Ecco, questi sono un po', I secondo me, caposaldi, i punti di caposaldi, punti di riferimento. riferimento dell'elaborazione della leggenda arturiana. Ecco. Che fa parte di un ciclo fondamentalmente di narrazioni orali che si è stratificato nel lungo periodo. Per cui quando White trascrive, assolutamente riporta delle storie che ha letto, ha sentito, e lo fa con un romanzone abbastanza popolare, con degli elementi molto di un folklore medievale che non era storico, era. Allora, si perde spesso nel racconto, non so, di duelli piuttosto che di altre situazioni tipicamente medievali, della falconeria, per esempio, fanno quasi dei piccoli trattati di falconeria, trattati sulla duellistica medievale, su che armi usavano, come le usavano, adesso fanno questo, poi devono fare quello, eccetera. Che costituiscono delle specie di digressioni all'interno del romanzo che durano anche capitoli interi Cosa che e nel rispetto alle cattolico. quali, ecco, fortunatamente vorrei dire, Ridillo fortunatamente. fortunatamente la sceneggiatura Disney ha fatto tabula rasa. Perché la Ecco. cosa curiosa è proprio questo, cioè il film d'animazione di Walt Disney, che tra l'altro tu l'hai già detto che è l'ultimo della sua. L'ultimo, sì, no, non l'avevo detto, ne parlavamo prima, però sì, è l'ultimo suo film prodotto e seguito, perché poi lui muore nel 66, il film esce nel 63 e il film successivo è del 67, che tra l'altro è il Libro della Giungla, che è stato uno dei nostri primi appuntamenti di Cinebook, però appunto non c'era più Walt Disney. C'è, specifico anche una cosa, che
In quegli anni fare un film d'animazione era veramente un lavoro lunghissimo. Cioè, la gestazione di un film d'animazione erano 3, 4, 5 anni. Questo Per par cui, è particolarmente lungo, tra sì. l'altro, come tu sai, è stato acquisito i diritti nel 1939 Appena è stato pubblicato, Disney l'ha letto e ha capito che, perché era uno c'era che aveva fiuto, materia. c'era grande materia, però come successe poi con Mary Poppins, visto che l'abbiamo citato, i tempi I di tempi. sempre un po' lunghi, almeno 20, più o meno, anzi 20 anni, poco di più, 25, quasi 25 25, così anni. 25 l'ha trasportato. In realtà però il discorso sulla trasposizione era perché è stato posticipato, perché vabbè, nel 39 poi è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e si è preferito dedicarsi ad altri progetti. Poi dopo Tipo finita Dumbo. tipo Dumbo, esatto, qualcosa di più leggero. E poi, dopo finita la Parlare di seconda un guerra, elefante, parlare di leggerezza, no? e poi finita la seconda guerra mondiale, in realtà hanno rimesso le mani, cambiando anche proprio sceneggiatori dei primi anni 50. Quindi, insomma, ha avuto una gestazione tutta particolare. Però è vero, come dicevi tu, Guido De Caro, Walt Disney ha asciugato tantissimo, ha tolto tanti personaggi perché poi, a conti fatti, il lavoro di Disney è a tutti gli effetti una fiaba, cioè una fiaba precisa con messaggi precisi, una morale ben chiara e sviluppata e ha ridotto all'osso, perché però i personaggi principali, ovviamente Anacleto, che non si chiama Anacleto, c'è, Merlino c'è, la maga Magò c'è anche, ad Morgana, esempio, cioè. che si chiama, com'è che si chiama? È Morgana, la ecco, Morgana, sì, su questo c'è. Tradizionale, del ciclo arturiano. Che viene trasformato Viene trasformata radicalmente. completamente, come anche Mago Merlino, che è l'immagine del mentore per eccellenza, il mentore che conosce, prevede, sa che si trasforma poi in questo mago che va alle Hawaii, no? Allora, nel libro c'è. A un certo punto Mago Merlino si arrabbia perché è un po' scorbutico, questo il Merlino di White, è un po' Che anche ogni scorbutico, ogni tanto in tanto quello di anche Disney, quello Disney, in questo diciamo anche di con una più. certa fedeltà, ecco, si arrabbia e dice va bene, basta, vado alle Bermuda, prende e va, invece nel film sappiamo, oh no, Lulu, arrivo, ecco, e siamo lì però, siamo lì, vado alle Bermuda. Ma il punto è che la figura di Merlino nella letteratura è importante, cioè è quello che reca la profezia, È un archetipo proprio, è un lo modello. stilema per eccellenza Merlino, cioè Guido De Caro Assolutamente. ci ha lavorato su un pochettino, Mago Merlino a Stonehenge ha lavorato su queste cose, sì. Fabbricatore, arte magica del monumento, insomma, di Stonehenge, secondo la tradizione medievale, sì, avevo lavorato su queste cose. C'è una cosa, secondo me, significativa, cioè certi anacronismi che noi troviamo, tipo quello del partire per Honolulu, ecco, oppure diciamo l'elettricità, a un certo punto mi sembra che anche nel cartone si parli E dell'elettricità, parla anche insomma, di treno si parla anche di treno, ecco. nel Tutti cartone di questi anacronismi ci sono anche nel romanzo, cioè ogni tanto li inserisce così. Il punto qual è? Che nel romanzo non c'è minimamente l'ironia, cioè non c'è la gioia, lo dice così e tu te lo trovi lì e resti un po' così, insomma. Sono proprio degli anacronismi che insaporiscono il film. Ma nel romanzo ti lasciano un po' di stucco. Ecco, a me francamente lasciavano un po' di stucco Cioè, perché. sembra così fuori luogo. Sì, fondamentalmente sì. Anche se è una costante, cioè capita ogni 2 o 3 capitoli che ci sia uno di questi anacronismi. Ecco. Quindi sono sicuramente voluti e ricercati, studiati da White, certamente, e certo non c'è la leggerezza del cartone, proprio Tieni presente che anche Mark Twain l'umorismo. aveva raccontato di Re Artù, cioè Già. uno Yankee alla corte di Re Artù, È vero. è questo viaggio nel tempo,
molto particolare, con Di il cui è quale stato fatto un film negli anni 50. stato fatto un film, è stato Diversi film in realizzato un realtà. cinema, un film Sono, d'animazione, sì. Che tra l'altro è uno dei... nome buffo noi anche la Corte di Artù, eh. Sì, è stato tradotto in vario modo, perché Sì. in un americano la Corte di Artù, uno Sì. yankee la Corte di Artù, uno statunitense la Corte di Artù, Sì. cioè fondamentalmente è un viaggio nel tempo, e tieni presente che White utilizza proprio queste cose, queste percezioni di quello che sarà il futuro, per cui uno dei libri che costituiscono la serie della Spada nella Roccia si intitola proprio il re. Il re che fu e che sarà. È stato tradotto Re in Eterno, ha avuto varie traduzioni, l'unico re, perché lui voleva dare proprio quest'idea della storia, e di Mago Merlino che fondamentalmente, conoscendo come andrà la storia, ma nei millenni, forgia l'uomo rispetto alle esigenze, l'uomo del momento, ma per il destino. In Walt Disney tutto questo è elaborato come una fiaba, ma c'è. Cioè, Sì. assolutamente. Cioè, quello che tu dici è importante, perché Walt Disney toglie tutti gli elementi drammatici. Il rapporto morganatico tra Artù e Morgana non c'è. Il rapporto tra Artù e Morgana, la relazione familiare tra Artù e Morgana, non è completamente sciacquata in Arno, cioè non si parla in un cartone animato per bambini, per famiglie, di tutte le parti, che so, di Lancillotto, di tutte le parti morbose, complesse, adolescenziali, romantiche, incestuose, violente. Certo, No, 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 si va di dritti netto, un taglio netto quello proprio. E i personaggi con maggiore profondità vengono resi come delle macchiette. Morgana diventa Magamagò in una straordinaria duello magico che ha tutto Sì, fuorché il dramma, sì. no? No, sì. E dove nel film, nel cartone, Merlino utilizza conoscenze scientifiche dei Esatto. nostri tempi, Sì, naturalmente. esatto. E tra l'altro, correggimi se sbaglio, in realtà lo scontro che vediamo nel film d'animazione Disney, nel libro non è così, nel senso che viene posto in coronazione Di di Artù. Cosemola, ma di Artù, D'Art. di Art, e avviene dopo. E secondo me invece nel classico Disney ci sta benissimo, anche perché è uno scontro che racchiude in sé una metafora, un insegnamento, proprio perché per i più piccoli che non è la forza bruta, ma è l'astuzia, Sì, no, l'intelligenza. che c'è la magia bianca e c'è la magia nera. Esatto, Ecco, che la sì. Certo. magia c'è, ma può essere buona o cattiva. Ecco, e questo Sì, credo sia l'insegnamento, assolutamente. no? La Che tensione, se sì. ne trae, che ne E potrà volevo aggiungere anche venire. una cosa, in merito a quello che dicevi tu, Guido Affini, che nel cartone Disney, il primo incontro che Semola con Merlino glielo dice subito, dice: io ti stavo aspettando, proprio per dichiarazione del suo essere veggente. Volevo sapere se Non è non glielo dice proprio in faccia, però è evidente che il lo sta senso, aspettando. sì, È non gli evidente che lo dice, sta ok, aspettando. ti sono aspettando, però Sì, lo dà una sta serie di aspettando. riferimenti per cui lui era E lì poi gli dice: a bere adesso il tè. andiamo, dobbiamo tornare, dobbiamo andare al castello, e questo Ed è è. dichiaro che sarò E il tuo sarò il tuo, mentor. esatto, questo anche nel Anche nel libro. Sì, libro. sì. Poi arriva, deve dare prova della sua magia e quindi, tra le altre cose, fa anche la famigerata nevicata che poi c'è anche nel cartone, c'è anche nel libro con Mago Merlino con l'ombrello e quindi un altro degli anacronismi, insomma, di White. E finché appunto Sir Hector si convince e dice: va bene, tu sarai il precettore di Vart e di Kay, di tutte e due. Solo che, e qua c'è una, cioè anche qui viene rispettato, cioè il fatto che Merlino utilizzi, non so, per esempio, le trasformazioni Sì. solo con Artù. Sì. Mentre con Kai, di cui pure è
mentore, Sì. perché nel romanzo è mentore anche di Kai, non le utilizzerà mai, non le utilizza mai, cioè è un settore delle competenze di Artù, questo che è riservato soltanto a, soltanto ad Artù. Oh, Questo delle competenze di Merlino che è riservato soltanto ad Artù. E tra le trasformazioni, naturalmente, quella in pesce, sì. poi che torna naturalmente nel fossato del castello, Contatto di canzone, con perché tanto di classico canzone. Disney, se ci devono Esatto, essere le ci canzoni, se devono no come essere. fai a Poi, ricordarlo a tuo bambino se non hai una se non hai la canzone? canzone, impossibile. La Un'altra furbizia. trasformazione che c'è è quella in uccello. Sì, È molto diversa la scena perché si svolgerà poi nella falconiera del castello, quella del romanzo, mentre nel film no. E un'altra trasformazione che invece non c'è è quella in formica. E la trasformazione in formica è un po' inquietante, Sì, perché? oggettivamente, un po' inquietante perché le formiche, il mondo delle formiche nella versione che White ne dà, è una specie di mondo, è una metafora del comunismo, sicuramente, sì, è una metafora del comunismo, sì, in cui tutti devono produrre, tutti devono lavorare, c'è un capo supremo, sì, è una metafora del lusso, Non ammetto, non sicuramente. so, È una metafora Guido, se lo conoscevo, del ma io non lo sistema sapevo. staliniano, Ok, e sicuramente. immagino anche perché è Sì. stata tagliata nel Sì. cartone animato Disney. Io ho una curiosità da chiederti, Guido De Caro, che è una cosa che mi ha sempre colpito. Io dico, Spada della Roccia per me è da top 10 del film d'animazione Disney, top 10 tra i primi 5, perché l'ho sempre trovato un cartone che dura pochissimo, 76 minuti, 78 minuti dura, dove c'è tutto, ma sempre colpito il fatto che quando Merlino si dichiara, dimostra di essere un mago, i maghi in questo medioevo sono considerati con un certo rispetto, gli viene rifilata una torre sgarrupata, rovinatissima, e ho sempre pensato, beh, che strano che un mago così potente gli dai uno schifo di torre. Volevo sapere se anche Sì, nel viene libro. abbastanza confinata. Ah, Un suo ok. appartamento è un appartamento nella torre, mi sembra di ricordare, e non è messo molto Ah, bene. Ecco. Da ok. un punto di vista logistico, non è messo bene il Merlino Adesso della. bene. E invece l'evoluzione di Art la possiamo trovare simile a quella che fa Sì, Semola? sì, sì. Cioè, attraverso tutta una serie di trasformazioni, di esperienze che Merlino gli fa fare, Art cresce. Bart cresce fino poi a, appunto, magicamente, insomma, impossessarsi, cioè riuscire a ottenere la spada. Ma c'è un crescendo cioè c'è un processo di crescita nelle esperienze che Merlino fa fare ad Artù. Ragazzino, insomma, sì. Che tra l'altro nella versione di White Artù è più grande di Semola, perché Semola ha Sì, è un po' più 10-12 grande, anni, sì. invece È un po' credo più che grande. sia più che adolescente, cioè Sì, non dico quasi adolescente, non ti dico adolescente, quasi sì. adulto, ma No, insomma. no, adulto no, adolescente, diciamo, sì. È curioso come ci sia questa disneyizzazione delle storie, sia esse fiabe, sia esse miti, dove il materiale narrativo è straordinariamente contiguo, è straordinariamente ambiguo, dove finisce una fiaba, dove finisce un mito, no? Dove inizia uno e dove finisce l'altro. È complicato. La storia di Re Artù ha tutti gli elementi, è un mito che ha tutti gli elementi della fiaba, e Disney usa proprio questo per farne leva, cioè è identica al lavoro che ha fatto su Cenerentola, cioè ha trasformato Chiaro. la sindrome di Cenerentola da femminile a maschile, Sì. cioè dove da una parte abbiamo la ragazzina che non possedendo niente e non sentendo di non meritare niente, trova all'interno di un posto, come dire, Di una ordinario, magione che è un castello, sì. non è un castello, è una magione borghese, insomma. Sì, ma la magia arriva La dove magia. non te l'aspetti e tutto quanto. Certo.
e incappa nella magia che poi ti permette di accedere in un posto dove il tuo ruolo sarà di primaria importanza, di rilievo e sarai sotto i riflettori, come capita per Cenerentola, così capita con Artù, dove la maga di Cenerentola e il mago Merlino hanno questo atteggiamento bonario e di accogliere entrambi, e dando delle definizioni, cioè fino a mezzanotte, dall'altra parte devi stare attento che non devi fare certe cose, no? Sì, istruisce sicuramente il mago istruisce e pone dei limiti anche alle esperienze magiche sia di Artù che di Cenerentola, cioè come a Cenerentola viene posto il limite della mezzanotte, così anche ad Artù vengono posti dei limiti nel momento in cui si trasforma in pesce, dice no, non fare questo, non fare quello, cioè se no il Certo. lucio ti mangia. Certo. Ecco, e questo c'è tanto nel libro quanto nel film, questo elemento lo ritroviamo sicuramente. Nel film quella percezione della dimensione fiabesca è particolarmente accentuata, Assolutamente sì. togliendo proprio quella che è la dimensione tragica Sì. che c'è nel mito arturiano. E nel momento in cui tu affronti certe storie che appartengono al ciclo e ti imbatti in Lancillotto, ti domandi come questa materia possa appartenere a quei personaggi che hanno il volto che Disney ha donato loro. Sì, ecco, se si permette, l'operazione, diciamo, che di trasformazione del romanzo in cartone, in film animato, riesce meravigliosamente a Walt Disney con La spada nella roccia, cosa che invece non accade, per esempio, con Pinocchio. Già, Ecco, è cioè, vero, sì. questo. Va proprio detto, Sì. cioè, mentre Pinocchio di Collodi non viene per niente rispettato, viene proprio un po' massacrato dalla Ma Disney, sai, mentre che qui il romanzo è viene in 20 anni parte prima, rispettato più o meno. come si può dire, quello che ne esce è un film che è meglio sicuramente dell'equivalente romanzo. Io sono completamente d'accordo su quanto ha detto Guido e voglio semplicemente rincarare la dose dando una fonte che è Jack Zipes. Zipes è lui si definisce un sociologo della fiaba, di come la fiaba studia i sistemi per cui la fiaba viene trasmessa, viene accolta e si diffonde, cercando di scoprire attraverso i meccanismi anche determinate funzioni e quali sono i soggetti che la fomentano. E nel Chi ha paura dei fratelli Grimm parecchi capitoli sono dati contro Walt Disney e il lavoro che ha fatto, Immagino. soprattutto nei confronti di determinati materiali narrativi. E non c'entra per niente La spada nella roccia, ma c'entra Pinocchio, c'entra il lavoro, ad esempio. Walt Disney non ha mai lavorato sul Cappuccetto Rosso, che è una delle fiabe dove più truculenti che ci siano, perché mangia Certo. Cappuccetto Rosso, viene divorata, c'è questo viaggio nell'interiore molto complicato da rendere. E Walt Disney ha tentato di realizzarlo, ma ha sempre dichiarato di non esserci riuscito, per cui quel discorso che facevi tu, Giulio, sul fatto che realizzare un cartone animato significasse un lavoro di un'equipe. Certo, Perché all'interno della Spada nella chiaro. Roccia noi diciamo è l'ultimo che ha realizzato Walt Disney da vivo, ma in realtà erano già un lavoro di equipe, di Sì, studios certo. con Sì. sceneggiatori, soggettisti, se ne sono alternati, Storyboardisti, se insomma. ne sono. Disegnatori a decine, Sì, immagino. Sì. c'è tutto un problema legato bellissimo alle immagini della Spada nella Roccia, per cui noi siamo affascinati dall'illustrazione della Spada nella Roccia, che sono anche sporche. Cioè, molto spesso hanno dei tratti particolari, ma volutamente, proprio Sì, una perché. tecnica semplificata d'animazione per ridurre i tempi, che secondo me dà un effetto meraviglioso di sporco, è vero, ma è uno sporco che ti rende il tempo. Non so, stiamo parlando di ipotetico medioevo, più o meno, e quindi anche questo Ma il lavoro che tono. uno immagina che sia realizzato sui disegni, sulle Sì. illustrazioni, sul movimento da dare all'illustrazione, in realtà viene fatto sui soggetti anche.
cioè c'è un tempo di limatura dei personaggi, di adattamento dei personaggi rispetto alle esigenze, che è proprio fatto a tavolino, nel senso che ci si riunisce intorno a un tavolo e vengono esposte una serie di finalità e rispetto a questo vengono fatte delle prove. E Walt Disney da questo punto di vista ha utilizzato delle fiabe come per Pinocchio, dove certi elementi l'avevamo già considerato, perché ne abbiamo già parlato, rifacciamo riferimento al nostro podcast vecchio, ma è successo questo. E Zipes ne parla a lungo in Chi ha paura dei fratelli Grimm. Io volevo chiudere così con una nota cinematografica, che in realtà il ciclo di Re Artù e tutto quello che c'è attorno, in realtà il cinema ne ha preso sempre spunto. Stavo pensando negli ultimi 20 anni, cioè una media di un film su Re Artù, Robin Hood anche, però siamo in quel ciclo, ogni 4-5 anni. Tu hai qualcosa da aggiungere Su su Robin Hood, sì, Robin perché Hood? Robin Hood è dentro al romanzo di Ah. Wyatt, entra dentro nel romanzo di Ah, Wyatt in una come delle pasticcione. avventure, sì, in una Bel delle minestrone ha avventure fatto che, White. sì, assolutamente, in una Una delle avventure che ratatouille di. Kai e Wart devono compiere per conto di Merlino, nel quale devono liberare dei personaggi del castello che sono stati rapiti da Morgana e vengono aiutati da Robin Hood, Robin Hood, che sì. è un Robin Hood, insomma, vestito di verde, Sì, eccetera. ci Arciere, c'è sono Little sei o sette, John, sì, ci sono sei o cioè, sette secoli che sballano di qua e di là, però c'è vabbè, particolari, una crociata rispetto spettacolari. a. Vabbè, però, no, io volevo appunto chiudere con questa nota cinematografica perché, banalmente, Ridley Scott ne aveva fatto uno 10 anni fa, King Arthur, la versione di Guy Ritchie. Personalmente molto riuscita, ma è stato un mega flop in salsa parodistica del fantasy di Re Artù. Insomma, cioè, Beh, pensi se tu pensi anche, a andiamo Milos indietro. Forman, Ok, Milos Forman sì. ha creato con il suo Excalibur John Borman, John John Borman, scusami, Borman. Nel sì, 1980. continuo a confonderlo, è vero, John John Borman, Borman, sì, bello, Excalibur. Excalibur. Beh, vabbè, anche perché va a prendere degli archetipi narrativi e di genere che sono Ma che sono. universali, perché è avventura, magia, fantasy e quindi Ma non solo, trovi sempre un pubblico interessato, secondo me, sì, ecco, io ti tirerei fuori anche alcuni discorsi che sono legati anche solo alla leggenda del pescatore, dove abbiamo questo Robin Williams molto particolare, nel senso che, 1989, 88-89. nel senso che da parte degli Stati Uniti c'è questa idea che, dove appunto nel film di Borman hai questo. Nella morte di Re Artù, che è di White, questo lancio della spada verso Occidente, dicendo il nuovo re risorgerà in una terra più Occidente, che ovviamente nel V-VI secolo non ha nessun senso, e che alla luce degli Stati Uniti, delle varie atteggiamenti di premonizione di Mago Merlino e altro, diventa clamorosamente un consegnare lo scettro di dominio del mondo dall'impero britannico a quello statunitense, che è il passaggio alla seconda guerra mondiale, guarda caso, 39-63. Perfetto, con questa nota direi di chiudere la nuova puntata di Cinebook. Ringrazio sempre Guido De Caro e Grazie Guido Affini. a te. Ma io non so come ringraziarti, noi ci divertiamo, Un spero che anche gli sacco, altri. eh Se sì. hanno delle domande, potete telefonare a Giulio Cicala, il suo numero è 3749 Ciao a e tutti, a alla tutte le ore prossima. del giorno. Ciao. Ciao a tutti, alla E prossima. soprattutto della notte.